secondo intervento che faccio oggi pomeriggio riguarda sempre questo sguardo alle grandezze e alla discretizzazione come operazione che si va a fare. Io parlerò del tempo e di come ho cercato di costruire con i bambini, partendo dalle loro parole, dei modelli per organizzare, per quantificare il tempo che scorre. Ci sono i barattoli del tempo, c'è il tempo che scorre sul nastro di Moebius, ci sono i calendari delle uscite didattiche, quindi lo sguardo è sempre quello, ragionare sui bambini, sui fatti che succedono attorno a noi, cercando di costruire una griglia mentale che permette un poco a poco di sistemarla e di dare un senso matematico all'esperienza del mondo.